iniziamo pulendo le verdure. Qui ho 300 g di zucchine, sono due zucchine, e 250 g di zucca. Rimuoviamo l'estremità delle zucchine, così, e tagliamole per lungo. Scusate il rumore, ma c'è Piero che gioca col cucchiaino per terra, quindi. E poi le facciamo a striscioline, così. Che c'è, Piero? Tagliamo anche la zucca. Prendiamo 10 pomodorini, li tagliamo in 4, così, e versiamo tutte le verdure all'interno di un pentolone senza aggiungere olio. Peccato che non potete sentire il profumo. Il segreto per farle rosolare senza l'olio è quello di aggiungere i pomodori che rilasciano acqua. Fiamma bella alta, eh? Mezza cipolla e 450 g di patate già sbucciate. Vado ad affettare in modo grossolano la cipolla, così, e a dadini le patate. Vedete questa sorta di pattina che si forma sul fondo? Questo darà tantissimo sapore. Ora aggiungiamo le patate. Aggiungiamo l'acqua. Facciamo cuocere per circa 30-40 minuti. Dopo 40 minuti di cottura, questo è il risultato. Per Piero lo preparo con il couscous. Un giro d'olio a crudo, copro con un altro piatto e lascio riposare in modo da far cuocere bene il couscous. E faccio cuocere altri 5 minuti circa senza il coperchio, così si restringe un pochino. A fine cottura aggiungo un uovo. Copro e spengo. Ecco qua il couscous, si è idratato. Questa è quella di Piero. Aggiungo un po' di parmigiano, così diventa un piatto completo. Ora vediamo se Piero gradisce o meno. Tutto si mangia. È buono? Mangio. E che c'è bisogno di dire? Buono il couscous con il minestrone. Buonissimo. Un po' di parmigiano anche a me. Olio tostato. Un giro d'olio. Ecco qua. Uovo cotto. Un piatto povero, semplice ma buonissimo e sano.